Questa non va. Che hai detto? Ho detto che non va, è scarica. Che senso? Senso che non paga. Sa, vabbè, è arrivato il sensitivo di 100 celle e ti dice quali macchinette pagano e quali no. Fammi il piacere, lasciami perdere. Quanto ci hai buttato finora? Una mezza. Classico. Perché? Guarda. La vedi la prima in fondo? Beh? Quella è una vecchia Cherry Slot. Va anche con 50 centesimi. E ieri Gino... C'hai presente Gino, vero? No, chi è? Vabbè, Gino il meccanico. Io non so di qua, non so chi è Gino. Vabbè, non fa niente. Comunque devi sapere che quello là è malato per il gioco. Ieri sera ci ho buttato come minimo 500 euro. Ma che, per caso è morto sto Gino? Sì, bravo, è lui. E ci stava pure prima, sempre qua a macchinetta. Eh certo, perché con tutti i soldi che ci ha messo voleva fare jackpot. E allora andiamo. Senti, non lo so. Ragazzo, va bene, eravamo in 3.000, non lo so. Io non ci posso credere, di tante macchine nuove di pacca ci dovevano fregare quel cesso con le ruote. Oh, oh, parla con rispetto, carino. Guarda che quel cesso con le ruote, se lo sono fottuto, sai perché? Perché non è pieno di tutte quelle cazzate, GPS, CCS. Dai, le macchine moderne, chi vuoi che se le rubi le macchine? Non lo moderne? So come si ruba una macchina. Cazzo, sono super protette, luci, allarmi, sono dei cazzo di alberi di Natale, non sono macchine. Hai ragione. Sigaretta? Sì. E poi un attimo, bam! Allarme! È come se ti dicessi, ehi testa di cazzo, porta via quel culo pieno di bottoni dal cofano. Ma non lo sai, una volta mi è successa una cosa del genere. Sì? Sì, sì, ero seduto su una macchina e a una certa arriva un tizio, giovane della mia età, non sembrava tanto stupido ma neanche tanto intelligente, e questo mi fa, giovane, me la richi! E tu? E io niente, cioè cazzo, aveva la mia stessa età. Questo che c'entra? Eh sì che c'entra. Non c'entra niente, non c'entra proprio niente. Ma sì che c'entra? Gianni! Oh, che c'è? Hai finito di preparare i panini? Sì, sì, ho già finito, perché? Mi passi l'altra borsa, la metto in macchina. Sì, un attimo. Non mi sembra molto igienica come cosa. Ma perché lo fate? Vi sono suicidi invisibili. Si rimane in vita per pura diplomazia. Si beve, si mangia, si cammina. Gli altri ci credono vivi, ma noi sappiamo con un riso interno che si sbaglia, che siamo morti. E quello chi è? È finito il becchino. È il ragazzo più figo del paese. È difficile che dopo il vostro trapasso possiate lasciarvi qualcosa. Oh, beh, perché? Gli usi legali in vigore non lo ammettono. Ma che mi dite? Ma come? Non lo sapete? Se voi foste domiciliato in una regione in cui vige il diritto scritto, questo potrebbe anche accadere, ma a Parigi! E in tutti quei luoghi dove prevalgono gli usi locali o almeno in maggioranza di essi, una cosa del genere non è ammissibile e il testamento verrebbe dichiarato nullo. Nullo? Un povero marito non può lasciare niente alla sua signora, dalla quale abbatte con tutta la tenerezza possibile e che si prende ogni cura di lui. Mi dispiace, al giorno d'oggi no. Ma che mi tocca sentire? Mi viene voglia di consultarmi col mio avvocato per chiedere un consiglio su come potrei fare. No! In questi casi non bisogna mai andare da un avvocato. Voi dite? Gli avvocati sono buoni solo a creare difficoltà e ignorano completamente le crisi di coscienza. Questo è vero. Altre sono le persone a cui vi dovete rivolgere. Persone molto più accomodanti che conoscono gli espedienti per eludere con infinito garbo tutte le disposizioni della legge per rendere giusto ciò che non sarebbe concesso.